Sottopasso aperto parzialmente e passaggio a livello funzionante per tutta la giornata. Questi gli annunci del sindaco Giuseppe Lanzara nell'incontro con i cittadini del quartiere Case Parrilli tenutosi ieri mattina. Il primo cittadino, oltre a spiegare le ragioni che hanno portato alla mancata apertura del sottopasso, ha rassicurato i residenti della zona a rischio isolamento dopo la soppressione del passaggio a livello che avverrà dopo l'inaugurazione del sottopasso. Gli stessi utilizzano il passaggio passaggio a livello come via di accesso pedonale. Lanzara in tal senso ha assicurato che in un primo momento il passaggio a livello non verrà chiuso, anche a rischio di un braccio di ferro con Rete Ferroviaria Italiana. Ci assumeremo la responsabilità di avviare sicuramente una guerra, un contenzioso con RFI che, ripeto, vogliono innanzitutto chiudere e sopprimere tutti i passaggi a livello. L'idea quindi è quella di spiegare che questo passaggio a livello, questo sottopassaggio è sicuramente necessario, ma non possiamo garantire una sicurezza in determinati orari, soprattutto di notte, perché se si allaga noi, io ci sono, sono stato qui 3-4 volte con, con gli estivali, insieme a voi, insieme ai cittadini di Via Alfani e di via Torino a capire, a studiare, ad accertarci di un disagio notevole perché non solo si allaga il sottopassaggio ma si allaga un intero quartiere fino ad arrivare al municipio e quindi è chiaro che in determinati orari noi non ci sentiamo di poter garantire l'apertura del sottopassaggio. Anche se è stato fatto un investimento da parte di questa amministrazione comunale, perché noi in aggiunta all'opera abbiamo speso 12.000 euro per le sbarre, quindi non abbiamo soltanto il semaforo rosso in caso di allagamento, ma abbiamo in via automatica, in maniera automatica, le sbarre che chiudono e che ostruiscono in maniera definitiva il passaggio.